Ed ecco l'occorrente per rinnovare una bellissima pallina di Natale. Io qui ho una pallina in vetro bordeaux satinata, ma potete usare anche quella in plastica. Ho una matita e ho un contorno oro. Questi sono tubetti che vengono chiamati appunto colori a rilievo. Questo è effetto glitter. Ci sono anche senza l'effetto glitter. Questi qui e si chiamano contour liner, quindi sono linee di contorno, bordi a rilievo in tubetto, bordure a rilievo. Potete cercarli in tutte le cartolerie. Non importa la marca, io ne ho qui una della Ferrario, ma la Ferrario, non essendo più in commercio, non la troverete. Iniziamo subito. Metto la mia pallina su un supporto in modo tale che possa vedere quello che sto facendo e comincio a prendere più o meno delle misure, quindi cerco di distanziarmi la stessa distanza dal centro. Iniziamo subito. Ho qui la mia pallina e comincio a dare dei puntini. Accanto ai primi puntini faccio delle catenelle, sempre a puntini. Questi puntini verranno tutti un po' a punta in alto, non vi preoccupate, appena saranno mezzi asciutti li abbasseremo col dito. Poi al centro faccio un puntone e tiro su, puntone e tiro su. Adesso al centro di ogni catenella faccio una bella pallina più grande. Adesso faccio tante catenelle più larghe con dei puntoni più grossi. Ho Ora in mezzo ad ogni curva faccio tre palline, una piccola, una più grande e una più grande ancora. Piccola, più grande ancora. E aggiusto la forma col bulino qualora non venisse perfettamente tondeggiante. E concludo con queste catenelle di palline da piccola, media e grande. Bene, io mi fermerei qui. Abbiamo totalmente ripreso una pallina vecchia, rendendola veramente un vero gioiello. Adesso la faccio asciugare, così vi farò ammirare il glitter in tutto il suo splendore, perché adesso la luminescenza di questo glitter diventerà almeno 5 volte più forte di come è adesso, perché da asciutto rende molto di più. Allora faccio asciugare e poi vi mando subito tante foto e voi lasciate un pollice in su. Ed ecco quindi che con 2,50 euro di tubetto glitter si può creare una pallina dal valore sicuramente più alto, specie se in vetro. Questa potreste comprarla anche a 8-10 euro in giro, eh? Quindi
Prendete le vostre palline e fatene qualcosa di più. Vi lascio quindi alle foto e buona preparazione al Natale a tutti. Ciao!